Dunque, ragazzi, che si fa oggi? Andiamo a fare Distortion Paradise Mondo 9 con Izzol. Gli ho chiesto, avete preparato il popcorn? Avete preparato la salsa piccante o qualcosa del genere? Perché sarà un video abbastanza pieno di scleri. Ma se siamo bravi, non dovremmo arrabbiarsi. Sto un attimo andando da questa parte prima di iniziare con la nostra prima stella, ovvero Danger Mountain. Andiamo a prendere questa monetina e attenzione a queste cose che sparano le bolle. Mamma mia, quanto è rotto. Ok, no, finché non mi prende sono a posto. E attenzione anche a questi spin glitzati. Oh, ma e attenzione perché ovviamente queste piattaforme crollano. Ah no, no, scherzo, scherzo. Ok, basta, basta. Portami dritto subito all'inizio del mondo, grazie. Ci sono un paio di monete rosse da prendere prima di iniziare il nostro primo percorso. Attenzione anche ai piranha che sono ritornati. Ne abbiamo alcune qua già, giusto per portarci avanti. E attenzione perché ci sono anche dei piranha verdi. Questi piranha verdi hanno la possibilità di seguirvi. Invece i piranha rossi viola hanno un loro percorso già fissato, quindi attenzione, quelli lì sono a inseguimento. Allora dovrei essere a posto. Bene. Già. Ci sono anche le spine che vi inseguono. Comunque dovete attivare quell'interruttore per entrare in questa sessione. Siamo riusciti ad entrare in tempo. Ed eccoci qua nella montagna pericolosa. Come possiamo vedere c'è già qua una moneta. Perciò non c'è nulla di cui preoccuparsi. Porca vacca. È ingiusto che sia talmente poco credibile la prospettiva di qualunque oggetto in sto mondo, essendo un effetto piuttosto che un blocco. Mamma mia. Sì, e attenzione che queste cose qua ovviamente spingono, una roba bruttissima, le odio. E attenzione, dobbiamo prendere quella moneta rossa. Dobbiamo utilizzare la scala che sale, tornare indietro e sfruttare. No, dobbiamo sfruttare questo. No, dobbiamo sfruttare quello lì, eccolo. E attenzione che c'è il mazzo. E pensate un po', se c'è un mazzo, sopra ci sarà sempre una moneta rossa, giusto? Ok, no, mi sembrava di avere la vista cambiare, cioè, lasciate stare, altrimenti inizio a fare discorsi che neanche voi possiate capire. Oh, grazie, mi ha aiutato il gioco. E sì, ce n'è un'altra anche qua sopra, attenzione, eccola qua. E adesso dobbiamo proseguire, vabbè. Mini spinner che ruotano dappertutto, e attenzione perché ovviamente c'è il mazzo. Ok, ecco. Fate un bel salto e ce l'abbiamo fatta, prima stella presa. Signori, prepariamoci per una delle stelle più brutte di questo gioco. Over Arrow Paths. La gioia di il sottogamer nel mondo 9. Perché questa cosa è talmente fastidiosa per me? Perché capirete. Innanzitutto schiacciate quell'interruttore che si disattiva la barriera. Attenzione a queste cose che vi sparano. E sparano le bolle. Non so come possa uno talmente arrabbiato come Isol a utilizzare un macchinario del genere. Ma non preoccupatevi, ha altre idee nella sua testa. E attenzione! Prima di farvi uccidere con le sue bolle. Vabbè, allora attenzione che ci sono queste cose. Si capisce un po' il movimento? Perfetto. Via, via. Perché veramente è bello. Però Explode One ha scelto un modo veramente per farvi confondere. Letteralmente, attenzione. Sì, attenzione anche qua, perché ce n'è una qua dietro. E abbiamo già preso la nostra prima stella. Delle monete rosse, attenzione che qua è doppio. Vai, veloce. Wow.
E adesso possiamo salire perché tra poco inizia il bello. Pensavate che era questo? Il bello del livello? Che fa anche rima? No! Adesso ci siamo, ragazzi! Divertiamoci con le piattaforme che vi muovono, che vi spingono, ma con i bordi che vi ammazzano. Dovete stare in centro, letteralmente. Non dovete stare super mega centrali sulla piattaforma, altrimenti morite. Ed è difficile capire se lo state toccando o no. Perciò è questa la difficoltà, intuire se lo state facendo correttamente o no. Ma non preoccupatevi, la prima è semplice. Attenzione a questi. Ora c'è questo qua che spamma in queste direzioni. Allora, se non sbaglio, se io faccio così. Ok, 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 no! Ok, no, no. Michael P, aiutami Michael P, dobbiamo finire questo livello il più presto possibile. Via, via, non farti prendere, grazie mille. Sfruttate questo punto qua e poi muovetevi in santa pace. Via, via. E adesso ritorniamo con di nuovo con le piattaforme più belle di sempre. Via, 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 lancio. Attenzione. Attenzione, eccole qua di nuovo. Ok, ok, attenzione a queste. Via. Oh cavolo, mi sono lasciato andare un po' troppo. Fa niente, scusate. Via. No, dai, però quando dico veloce è perché vorrei andare veloce. Ma non me lo fa fare. Santo cielo, mi lasci finire questa parte. Gioco, mi lasci finire la parte del secondo livello. Che non siamo neanche ancora alla... Non siamo ancora alla fine del mondo. Non siamo ancora alla fine della seconda stella e siamo qua a fare una resa dei conti con queste 5 pedane. 5 o 4? 4. Grazie. Allora, attenzione qua. Perché ovviamente lo fanno con la stessa... Via. Ok. Ok. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tolto il problema più grosso. Distorted Depth. Sì, profondità distorta, ma prima ovviamente ci sono delle monete rotte da prendere, prima di fare il livello normale. E pensate un po', il metodo per raggiungere queste monete rosse sono un po' fastidiose. Comunque qua c'è Isol, 33 stelle vi occorrono se volete fare la sua challenge. Ignorate... un attimo la freccia, perché noi dobbiamo andare dritto verso quel peperone per fare una sottospecie di mini gioco simile al mondo 4. Ovvero, non così, grazie, volevo dire così. No, no, non ci provo, non ci, no, ok. Dobbiamo correre più veloci possibile. E sta strano che il secondo spin non funziona. Questo qua non va assolutamente. E adesso dobbiamo oltrepassare queste due colonne per raggiungere la sessione di 4 monete rosse. Ci sono 4 percorsi differenti per prendere qualunque moneta rossa. Ed è una rottura, vi giuro. Oh cavolo. Allora. Ok, vai, vai. Agilità, agilità. La seconda, questa qua non è difficile, non dovete farvi prendere da questi tornanti. E adesso qua... Oh, magari senza far attivare questo spin avrei potuto prenderlo senza problemi, ma nessun problema perché l'abbiamo fatto. Attenzione adesso perché questo percorso è abbastanza lungo e c'è anche il piranha ovviamente. Se adesso tu non mi prendi, giuro che... no, no, via, no! Ok, ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Ok, va benissimo. Stavo quasi per morire. E a proposito, morire, ecco. Non fatevi prendere da quello spin, via. Ed ecco qua la nostra moneta rossa. Adesso facciamo un fantastico percorso, un itinerario per ritornare indietro. Grazie mille, gioco. Ok, dobbiamo prendere un portale nascosto qua sotto. Senza farci prendere da
queste sfere che sparano proiettili che alla fine sono rotte. What? Ma. Quanti ostacoli mi stanno inseguendo? Scusate. Ok, mi sono salvato. Benvenuti nella profondità dell'isola. Siamo sotto il mondo, una roba un po' strana, ma sì. Siamo sotto l'isola. E adesso il nostro obiettivo è quello di prendere la moneta rossa là sopra senza farci prendere dalle sfere, dagli occhi di Issol, che alla fine il simbolo di Issol è un occhio nella sua forma vera. Ops, spoiler! No! Fammi prendere la moneta rossa, grazie amico. Così abbiamo preso tutte le monete rosse del mondo. Buon per noi. E adesso ragazzi, concludiamo con l'ultima sessione. E dovremmo essere a posto con la terza stella. Ma intanto state tranquilli, eh. Non siamo neanche arrivati a metà della roba che dobbiamo fare in questo mondo. Scusatemi, eh. Le stelle non è solo il problema. Il Tortured Skies. Dobbiamo rifare il percorso di prima. Ok ragazzi, adesso prendete quella piattaforma bianca, questo tornado, e divertiamoci con un mondo, con un livello col peperone ancora, yeah. Tutti noi amiamo questo power up, forse è il power up più apprezzato nel gioco, secondo me, il migliore. Eh sì, attenzione, adesso noi dobbiamo salire sopra questa piattaforma. E adesso dobbiamo... potete anche non nuotare in questo punto. Però dovete non farvi prendere da questi due spinner. Lo so, si capisce poco dove si trovano, ma non è difficile. Ora andate sott'acqua che c'è il portale. E ora dovrebbe esserci l'ultima parte. Un po' di parkour da tutte le parti. Guardate che bello che... È un po' soddisfacente. Come? Ah, sì. Mi sono ovviamente dimenticato di prendere il power up, dimenticandomi di quella roba, ma fa niente. Prendiamo il power up e adesso dovrebbe esserci la nostra ultima sessione. No, scherzo! No! Non buttatevi giù perché la stella... Cioè, avete la stella... Ma io ovviamente sono stato semo e mi sono ammazzato. Vabbè. Dunque, ora che abbiamo preso tutte le stelle, è il momento di parlare di simboli. E parlando di simboli vuol dire che possiamo... fare la challenge di Issol. Ciao Issol. Eh sì. Copyright. Grazie Savant per la tua musica bellissima. Ed iniziamo con la challenge. Ovviamente con televisioni che vi inseguono, spinner e altra roba che vi fa salire la rabbia dentro di voi. È letteralmente il mio inferno. È letteralmente il mio inferno, adoro questo mondo, il mondo 9, chi non ama il mondo 9, che non vuole bene ad Issol, mamma mia ragazzi, che bella, porca vacca, quanto ti adoro Issol, ti voglio tanto bene, facciamo una foto insieme Issol, tu e le tue televisioni, ne ha costruite tante o le ha rubate in un negozio di elettronica, scusami eh. E adesso... attenzione allo spinner, ragazzi, ve lo dico sempre, attenzione agli spinner, ok. Adesso ci sono anche queste cose qua, ok, veloce che c'è il portale che ti può prendere, ti può ammazzare quanto ti vuole. Pensare che c'è gente che è riuscita a fare tutta la challenge senza morire. Io non so, siccome questo video dovrà durare sopra i 20 minuti, ma state tranquilli. Ora ragazzi, non siamo ancora alla fine, state tranquilli. Non siamo ancora alla fine, dobbiamo adesso fare questo percorso con la sega. Dobbiamo evitare la tele, entrare dentro le portellino. Adesso ci siamo nella parte che amo di più. Buongiorno. Questa parte è la parte quella che è quella che mi ha tolto più tempo nelle mie prime partite. Può sembrare uno scherzo, ma sì. Ti prego, non iniziamo gioco. Io vorrei finire il mondo. Ok, bellissimo. Grazie a te. Tele, ti prego, non iniziare a rompere ogni volta che voglio prenderla.
Certo, ma se sono riuscito a completarlo ci sarà una ragione. Perché allora vuol dire che questo non è difficile. Ma ovviamente è bruttissimo il fatto che... Pog jump! Ho fatto il pog? Non ho fatto... Ho fatto il pog, ho fatto il pog. Comunque, sì, dobbiamo fare questa discesina qua. Senza morire, ovviamente. Ma ovviamente io non capisco la prospettiva, perciò salto un po' prima. Ora è dritto sotto l'isola come prima. E sì, anche qua ci sono le stelle, ci sono le televisioni, c'è tutto qua. E adesso c'è un'altra parte con la sega, se non è... Sì, c'è un'altra parte con la sega. È lunga come challenge, è la più lunga in assoluto. A parte gli scherzi, oh cavolo. Mamma mia, non abbiamo ancora finito. Vi rendete conto che non siamo neanche... Siamo adesso forse... Già alla metà della challenge, che roba assurda. Se dobbiamo fare tutte queste sessioni qua con il power up della sega senza toccare queste... Oh mio Dio. Un giorno questo tavolino si romperà, ma ci sarà il messaggio su questo tavolino, vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta? Ok, l'ultima cosa da fare. Non prendete questi. Non prendete. L'ho anche detto, ma non lo so, non l'ho toccato. Ma ovviamente il gioco me lo considera fatto. Allora, possiamo collaborare, gioco? Ok. No! Collabora 2 secondi. Ok, ragazzi. Non dovete entrare ovviamente qua ed andare direttamente nel buco, altrimenti le televisioni vi fanno cedere. E ora posso riattivare la musica? Sì. Ecco voi Isol che vuole farmi sedere. Divertiamoci con la terza boss battle. Ok. Attenzione, perché questa non è normale come battaglia. Ok. Ve l'ho detto. No, ti prego. Bocca. Ti prego. No, dai, Tony. No. Ragazzi. È letteralmente tutto un inferno. E sono già a metà vita! Attenzione, perché c'è la mano che mi può prendere! Ok, no, il sol non ti può fare! Il sol! No, il laser! Il laser! Secondo me farà un fail qua, secondo me farà un fail! Attenzione, perché adesso parte la sua incavolatura! Ecco voi! La prima... No! Signori, attenzione! Attenzione! E non si parla neanche. E ho sudato. E ho sudato per fare il primo tentativo. E altri 3 point sono ovviamente andati. Perciò possiamo sbloccare questa porta. Ed eccoli qua. Cos'è questa bella stanza? Una porta con su Giant. E una porta aperta. E sì, aspettate un attimo. Dov'è Giant? Ecco, questo è il punto. Mi sono dimenticato. C'è Anzain. Non si... Dov'è Zion? Boh, lo scopriremo nel prossimo episodio.